Noi vogliamo che ci sia più lavoro e nessun incidente. Non dobbiamo consentire i tagli sui costi dell'infortunistica per ragioni di risparmio e per massimizzare i profitti. È moralmente deprecabile profittare del bisogno, della necessità di occupazione dei tanti lavoratori disposti a rischiare la propria salute e la propria vita pur di percepire uno stipendio. Le troppe tragedie, anche recenti, quella di Barletta, quella di Frosinone, quella ultima degli operai dell'Emilia schiacciati all'interno di capannoni non in linea con le normative antisismiche, ci impongono interventi di prevenzione sempre più attenti e rigorosi. Nella dolorosa storia degli incidenti sul lavoro, molte morti bianche avvengono in piccoli laboratori, in officine clandestine, non in regola con le leggi antinfortunistiche, ma altre volte in imprese di grandi dimensioni, alle quali certamente non mancano né possono mancare le disponibilità economiche, i mezzi, le conoscenze tecniche.